Allora, la nostra associazione è un'associazione a base legale che si occupa dell'integrazione globale, diciamo, dell'immigrazione. Tutte le comunità straniere che sono qua a Roma, diciamo in tutta Italia. Quindi ci occupiamo di, vogliamo far integrare queste persone che sono qua, che hanno bisogno di assistenza legale e non solo a livello immigratorio, se non a livello generale, perché l'associazione è appoggiata su uno studio legale, lo studio l'avvocato Lino Mancini. Per bene comune, noi come Global intendiamo poter assistere le comunità legalmente sia sotto il profilo interventivo che preventivo. L'associazione nasce con un'ideologia multietnica, siamo un gruppo di avvocati di varie razze e diciamo che l'obiettivo principale è quello di far sentire l'immigrato più vicino ad una tutela effettiva. Parlo di tutela legale interventiva e preventiva perché? Perché l'immigrato solitamente ha delle problematiche legali da risolvere, che sono da quelle migratorie a quelle effettive che ha qualsiasi cittadino, lavorative, familiari ed altro, però anche la Global Integration ha anche lo scopo di informare preventivamente gli immigrati di tutta una serie di regole, di normative, di tutele che possono essere in qualche modo d'aiuto per riuscire ad avere una migliore integrazione e una migliore sicurezza di integrazione sociale in questo paese. Noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti anche a livello regionale per poter sviluppare tutti i nostri progetti. Noi abbiamo progetti per gli studenti stranieri che vengono qua, che possano continuare a studiare, e anche per quelli che devono imparare la lingua per una migliore integrazione, quindi essendo registrati possiamo magari avere la visibilità che abbiamo bisogno. Certo, i dati sono, diciamo, la prima forma di lettura di una determinata fattispecie societaria, per cui avere una statistica ci in qualche modo agevola a intervenire in un determinato modo.